Ciao a tutti ragazzi, bentornati da Carmi Special. In questo video è buon Natale a tutti, anche a Natale un video. E che video, vero il contest di Natale. Infatti una settimana fa avevo, diciamo, iniziato questo contest, avevo aperto le partecipazioni. Mi aspettavo sinceramente molta più partecipazione, ma come si dice, meglio pochi ma buoni, ecco. Detto questo, ovviamente ho voluto fare questo contest per divertirci un po'. Infatti il requisito per partecipare era anche fare una battuta, una barzelletta sul mondo del calcio. Ovviamente ho voluto anche premiare un po' l'originalità. E ovviamente vi ricordo che il premio è comunque sì, di vincere una maglietta su calcio a basso costo, una maglietta scelta, potrete scegliere quella che preferite. E vi rimetto però in descrizione il link di calcio a basso costo per chiunque magari voglia fare degli acquisti. Col codice Carmi Special avete un ulteriore 10% di sconto. Ma cosa importante ragazzi, dovete spolliciare a più non posso e condividere questo video per avere altri contest o altri video di questa ignoranza. Infatti ci saranno alcuni commenti che sono abbastanza ignoranti e li leggerò anche con ignoranza, quindi mi raccomando, guardate tutto il video. Detto questo, prima di premiare tutti coloro che hanno partecipato con il commento, è giusto anche fare l'estrazione dello sponsor. Infatti ho voluto anche premiare gli sponsor, cioè coloro che stanno supportando anche economicamente il canale. Il link per diventare sponsor c'è sempre in descrizione, c'è anche un gruppo Telegram dove parlo con gli sponsor, sia di fantacalcio, mi possono chiedere un po' tutto. E adesso andrò a prelevare il vincitore del contest per quanto riguarda gli sponsor. Sì, lo so, utilizzare un uovo di Pasqua a Natale è proprio il colmo, ma il mio canale è proprio questo, cioè ricco di ignoranza. Quindi ho voluto fare anche questa cosa. Estraiamo un biglietto, ragazzi. A caso, vediamo quale sarà lo sponsor fortunato. Attenzione, non so se le legge perché ho scritto a matita. Leandro sarà lo sponsor ad aver vinto, a vincere un'altra maglietta, una maglietta anche per gli sponsor, ve l'avevo detto. Quindi complimenti Leandro, poi vabbè, ci sentiamo tramite i social o appunto Telegram. Detto questo, andiamo a leggere, oh mio Dio ragazzi, quello che c'è stato in questo contest. Un po' di commenti ignoranti, vi leggo un po' i migliori, quello che ho selezionato. Alcuni non li ho potuti inserire perché, pur essendo divertenti, li avevo già sentite un po' troppe volte, o bastava comunque cercare su internet una barzelletta e vi spuntavano. Quindi ho cercato di premiare quelli un po' più originali che si sono un po' impegnati in questo contest, che comunque mi hanno colpito un po'. Detto questo, partiamo con Simone Montanari. Oh mio Dio. Scrive un commento un bel po' lungo e dice: piccola storia triste della serie Federico Buffa racconta, ma inventata esclusivamente da me. Ecco, visto che è alla Federico Buffa, raccontiamola proprio alla Federico Buffa con Federico Buffa racconta Robin Patrick Olsen. Quando aveva solo 10 anni, il piccolo Patrick fu venduto da sua madre per fare due soldi a un proprietario di circo che vedeva del potenziale in lui. Patrick iniziò subito l'addestramento per diventare saltimbanco e si rivelò subito molto agile ed elastico, e dopo qualche mese diventò veramente alto, pronto per esibirsi al grande pubblico. Ebbene, ebbe un grandissimo successo le sue esibizioni acrobatiche, ma soprattutto nel tiro con l'arco. Da qualunque parte fosse il bersaglio, non importava a Patrick, bastava solo scoccare la freccia e tutti sapevano che fosse centro. Era il re assoluto del tiro con l'arco, tanto che fu soprannominato da tutti Robin, come un certo Robin Hood. Ma questa è un'altra storia. Ma questo a Robin non bastava, lui voleva diventare il cioccoliere per eccellenza. Perciò un giorno decise di prendere tre palline e farle rotolare sopra di sé. Non l'avesse mai fatto. Fu la fine della sua carriera.
Robin fu distrutto, non riusciva a prendere neanche una pallina al volo. Scivolavano sempre da quelle mani di burro che si ritrovava. Le altre sue doti non gli importavano più. Lui voleva fare il giocoliere, ma era incapace. Perciò il proprietario del circo, il malincuore, dovette licenziarlo definitivamente. La sua carriera da giocoliere era finita, ma Robin non si diede per vinto. Inseguì il proprio sogno e ad una calda estate arrivò finalmente la possibilità di rimettersi in gioco. Una certa società giallorossa di Roma lo contattò. E lui non ci pensò due volte, firmò il contratto. Robin era contentissimo. Qui a Roma poté finalmente allenarsi ogni giorno per raffinare le sue doti giocolieristiche, senza che nessuno gli dicesse niente. O così almeno pensava. Difatti, nonostante l'impegno massimo, Robin, ormai conosciuto a Roma come Robin Patrick Olsen, continuava ad avere quelle mani estremamente scivolose e tifosi. Questo non piacque. Continueranno a Roma le avventure di Robin? Bah, chi lo sa, lo scopriremo solo vivendo. Ragazzi, scusate l'ignoranza utilizzata, però l'ho voluta mettere perché volevo fare questa un po' roba ignorante con l'imitazione di Buffa, che no, assolutamente non mi è riuscita, però ci sta il Natale anche questo, roba ignorante, quindi l'ho voluta mettere. Ditemi cosa ne pensate a riguardo. Passiamo con il prossimo, molto breve, di Gillo, che dice: cosa dice Simeone se incontra Milinkovic Savic? Cioè, per strada batti il 5. In effetti, ragazzi, sono due giocatori che hanno preso una valanga di 5. Però c'è da dire che questo commento, scritto circa una settimana fa, gli ha portato fortuna, perché Milinkovic Savic, guarda caso, si è sbloccato. Simeone comunque ha fatto due gol consecutivi in quel periodo. Quindi attenzione. Passiamo adesso. Qui devo mettere gli occhiali perché è una barzelletta anche un po' lunghetta. In teoria gli occhiali li dovevo mettere anche prima. Allora, questa barzelletta l'ha raccontata Daniele Mirabelli. È una barzelletta che comunque sul web forse si può trovare, anche riguardante altri sport. Però l'ho voluta mettere perché in effetti è abbastanza carina. Ovviamente non ha potuto vincere il contest proprio per il fatto che comunque si trova magari sul web. Allora, ci stanno due matti de pallone che si guardano tutte le partite di tutti i campionati. Però un giorno si chiedono: ci sarà il calcio nell'aldilà? E fanno un patto. Il primo che darà un segnale, il primo che muore, ecco, e che andrà nell'aldilà, darà un segnale all'altro per far capire se ci sarà il calcio se c'è il calcio nell'aldilà. Dopo un po' uno dei due effettivamente muore e dopo qualche giorno l'altro fa un sogno. Gli appare appunto l'amico che dice: oh compà, ci metto il compà, qua si sta una bomba e c'ho due notizie, una buona e una cattiva. L'altro dice: vabbè, dimmi prima quella buona. Dice: guarda, qua il calcio c'è, veramente è spettacolare, ci sono mondiali europei, figurati che sono il capocannoniere dei mondiali. L'altro dice: wow, che figata. E qual è la notizia cattiva? Guarda, si è fatto male uno e si è stato convocato per domani. Bella, mi è piaciuta, è divertente, io sinceramente non la conoscevo, quindi per questo l'ho voluta inserire, però effettivamente forse ho visto che online su anche altri sport si trovava roba simile, quindi non potevo farla vincere, però l'ho voluta inserire. Adesso c'è un piccolo commento di Federico Moretti, che stava per vincere il contest, perché ha proprio a tema, originale, molto originale, e fa così: Resti del ciel, parolo divin, milito agnelli meret rincon. Ed è carino, soprattutto c'è stato dell'impegno, è originale, è a tema, stava per vincere, non, diciamo forse non ha vinto perché c'è stato qualcuno che si è impegnato ancora di più, però complimenti Federico, sei stato originale, davvero grazie mille. Adesso passiamo a un altro commento, un po' più lungo, lo ha scritto Giova il Monito, e ve lo leggo, ragazzi. Finalmente si sta avvicinando il Natale di nostro cristante Jesus, e con questo è arrivato il momento di fare un bilancio del girone d'andata che si sta concludendo. Alla Sala del Fanta, in un caldo Piontek venerdì, ovvero venerdì d'agosto,
Ho avuto la fortuna di scovare un grande talento, Atebur. Hai visto ieri sera come correa sulla fascia? Purtroppo però questa giornata benissimo non mi è andata, perché non ho musso Duvan Zapata, hai caputo? Comunque all'asta di riparazione proverò a prendere Clavert, sperando che farà go come domenica sera. Intanto consoliamoci con il pranzo di Natale, mangiando i cappelletti e tanti bei pezzella di cosce dei De Paul. Un saluto Carmi, sperando di vincere la maglietta. Ebbene ragazzi, caro Giovel Monito, e sì, dai, ho voluto premiare te, la maglietta sarà tua, perché hai comunque dimostrato sia un po' di originalità ma anche impegno in questo contest. Mi ha colpito e quindi l'ho voluto, ragazzi, premiare. Magari, lo so, poteva fare molto meglio in alcune parole, tutto, non è il commento perfetto, non è forse il più divertente, però mi è piaciuto l'impegno e l'originalità, quindi ha vinto lui. E così, ragazzi, il contest era questo, un po' di scatenare un po' l'ignoranza, un po' di impegno, un po' di divertimento, quindi ho voluto premiare Giovel Monito. Quindi contattami via Instagram o Facebook, il social che preferisci, e ti farò avere anche la maglia. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio sia per la partecipazione, anche per gli auguri che mi state mandando. Vi auguro buone feste, un buon Natale, ragazzi. Mi raccomando, condividete questo video, fatemi sapere se volete altri contest o roba simile, o altri video di vario genere. Ditemi la vostra opinione qua sotto. Ci vediamo in questi giorni, probabilmente, anzi domani mattina, se riesco, facciamo una piccola live per gli ultimi consigli al Fantacalcio. Vedremo se riesco a liberarmi. Detto questo, ci vediamo alla prossima. Buon Natale, ragazzi, da Carmi Special.